Buonasera dalla TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario in apertura alla cronaca giudiziaria. Oggi a Palazzo di Giustizia, in aula per il processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della sua compagna Giulia Tramontana, incinta di 7 mesi, ha parlato la sorella Chiara Tramontana. Sono emersi nuovi particolari, come il fatto che la vittima era a conoscenza dei tradimenti del compagno. Massimo Scarinzi. Aveva scoperto di essere stata tradita grazie a un'app. Giulia Tramontano, uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello la sera del 27 maggio 2023, sapeva che lui quasi tutte le sere passava nello stesso posto. Erano le cuffie collegate all'app che tracciavano i suoi percorsi e le avevano così permesso di capire la situazione. A raccontarlo oggi in aula è stata la sorella Chiara Tramontano, con cui Giulia si confidava costantemente anche se non vivevano sotto lo stesso tetto. Così Giulia aveva seguito i movimenti del fidanzato in tempo reale attraverso le cuffie dell'iPhone che lui aveva sempre con sé. La sorella Chiara, oggi in aula, non ha mai incrociato lo sguardo dell'omicida, né ha voluto nominare l'ex barman che è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Quella sera di fine maggio, dopo una lite, uccise la compagna 29enne al 7° mese di gravidanza, colpendola con più di 30 coltellate. E sono emerse anche le paure di Giulia Tramontano, che quando scoprì di essere incinta piangeva, temendo la reazione di Impagnatiello, che in seguito cercò anche di presentarle dei test del DNA per sostenere che il bambino non fosse suo. Impagnatiello, racconta Chiara Tramontano, aveva anche cercato di avvelenare la compagna con della candeggina versata nel latte e nelle tisane. Il processo andrà avanti nelle prossime settimane per Impagnatiello, che sarà con ogni probabilità condannato all'ergastolo. Con una circolare interna il Comune di Milano ha reso più rigide le regole inerenti al rilascio di nuove licenze edilizie. Pesa l'indagine della magistratura che ha indagato dirigenti comunali nella vicenda della costruzione delle nuove Park Towers a Crescenzago. Cambiano le regole dell'urbanistica a Milano, si tratta di un cambiamento all'insegna della prudenza, in modo da allinearsi alle contestazioni fatte dalla magistratura ed evitare nuove vicende giudiziarie che possano coinvolgere i dirigenti del Comune di Milano, cosa accaduta per quanto riguarda l'edificazione delle torri Park Tower in via Crescenzago. La stretta riguarda sia i procedimenti per i quali ancora non è stata rilasciata una licenza edilizia, sia le nuove richieste. Il tema è quello della costruzione di nuovi edifici sulle ceneri di altri. In pratica è stata sospesa temporaneamente la possibilità di demolire e ricostruire con una semplice scia, una procedura fortemente semplificata. La nuova circolare equipara a nuove costruzioni tutti quegli interventi di demolizione e ricostruzione che modificano radicalmente l'edificio che c'era in precedenza. Non possiamo che assumere l'atteggiamento più prudente, ma io non credo che ci sia, certamente non sia il momento delle ammissioni, anche perché noi abbiamo fatto tutto in buona fede e siamo convinti di essere stati nel giusto. Dopodiché vedremo cosa decide la procura, che rispetto al futuro, ripeto, gli operatori ci dicono e quindi come ci dobbiamo comportare, quindi non è tanto solo sulle pratiche che già conosciamo, ma sul possibile rallentamento di nuove iniziative. Non accenna a placarsi la rabbia dei centauri milanesi dopo l'annuncio di un giro di vite che coinvolgerà anche le due ruote, che rientrano tra i veicoli colpiti dalle restrizioni di area B ed area C. Finora le moto erano rimaste estranee ai blocchi. Sentiamo Jacopo Casoni. Dal 1 ottobre Milano sarà off limits solo per i motocicli immatricolati prima del 2002 fino ai 4 tempi, Euro 0 ed Euro 1, a benzina. Ma la linea tracciata è chiara. Da qui al 2030 le porte del capoluogo si chiuderanno per un numero consistente di moto e scooter. Una scelta, quella di allargare i divieti di area B e area C anche alle due ruote a motore, almeno quelle considerate inquinanti, che ha scatenato le proteste del popolo dei centauri. Sabato 16 marzo il rumoroso corteo dal Saini in via Corelli fino a Piazza Duomo, vetrina per così dire di quella petizione online che ha raccolto quasi 20.000 firme. Ma la questione tiene banco anche per strada e oggi abbiamo raccolto un coro di no da parte di chi si sposta in moto. Penso che vivano in un metaverso. Vogliono anticipare il metaverso e far vivere la gente in un mondo che non può esistere.
dovessero decidere di andare avanti su questa linea, lei, tolto lo scooter, cosa farebbe? Prenderebbe la macchina oppure andrebbe in giro a piedi invece? Ma probabilmente cambierei paese. Tornerei a prendere i mezzi. Lo troverei abbastanza scomodo, purtroppo. È poco green, però effettivamente è così. Perfino i ciclisti, o almeno parte di loro, bocciano Sala. La moto non rappresenta nessun pericolo. Sono le signore con i SUV e il telefonino. Quello è il pericolo reale. E quindi la moto è accettabilissima, insomma. C'è però chi, con il casco ancora allacciato, lascia uno spiraglio. Nei limiti in cui io sono agevolato con i mezzi pubblici o c'è una mobilità elettrica che funziona, posso anche rinunciare alla moto. Però devo essere messo nelle condizioni di potervi rinunciare. Quindi, diciamo, non sono negativo in assoluto. E sempre in tema di mobilità, vediamo la pagina di Repubblica Milano sull'online. Ciclista aggredita a Precotto da un automobilista, gli ho detto che non poteva parcheggiare sulla ciclabile, mi ha buttato per terra e ha lanciato via la bici. La donna è svenuta e per lei una prognosi di 3 giorni. Domani sciopero i trasporti a Milano, indetto dal sindacato autonomo al COBAS. Alberto Carreras. Un nuovo sciopero nei trasporti nella giornata di venerdì. Domani il sindacato Alcobas ha proclamato un'agitazione che potrà avere conseguenze sui trasporti pubblici cittadini. A Milano mezzi della TM, metropolitane, tram e autobus a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato autonomo contro la liberalizzazione, privatizzazione, gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo ATM. Per il ritorno all'interno dell'azienda dei servizi di trasporto pubblico locale in appalto e subappalto, contro il progetto di Milano Next per la trasformazione di ATM SPA in azienda speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità. Il sindacato Alcobas chiede anche la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti, con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri, per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti, per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti agli atti aggressivi anche con sistemi di protezione passiva, per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante e piani aziendali d'assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale. Il giorno dopo, sabato 23, sarà la volta dei treni. È stato indetto uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie Italiane, Italo e Trenord. Possibili disagi quindi dalle ore 21 di sabato 23 alle ore 21 di domenica 24 marzo. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Termina domani l'apertura straordinaria della parte sottostante il monumento di Piazza 5 Giornate, che da gennaio è teatro di un restauro che ha consentito anche il recupero delle spoglie dei milanesi morti durante la rivolta contro gli austriaci durante le 5 giornate di Milano. Domani è l'ultima delle 5 giornate e sarà anche l'ultima occasione, almeno per il 2024, di visitare la cripta del monumento nella piazza milanese che dai moti del 1848 ha preso il nome. Un viaggio sotterraneo dentro un pezzo di storia meneghina e italiana, perché qui, sotto l'obelisco, riposavano fino a pochi mesi fa i cittadini morti in occasione dei combattimenti contro gli austriaci. Nel 1895, dopo la prima sepoltura improvvisata presso la Cagranda, i loro resti furono traslati proprio qui, nei loculi che da gennaio scorso sono oggetto di un restauro che ha consentito di recuperare le spoglie degli eroi milanesi. Un restauro che a breve interesserà anche la parte in superficie del monumento, dalle lapidi ai bronzi, dalla gradinata in granito all'obelisco. Intanto ci si sta occupando delle pareti decorate nella cripta con la ripulitura dei graffiti. In questi 4 giorni, c'è ancora domani per chi volesse, sono stati tanti i turisti, ma soprattutto i milanesi che hanno varcato questa cancellata aperta per l'occasione, immergendosi nella storia e risalendo emozionati. Conoscevo, ma me lo ricordavo molto diverso, a dire la verità. Adesso forse perché hanno tolto tutte queste piastre me lo ricordavo diverso, e poi comunque è un'emozione perché sappiamo cosa vuol dire. Cosa vuol dire i poveri milanesi che ci hanno lasciato la vita? Io abito qui da una vita
e non ero mai entrata, per cui sono contenta di aver fatto questa esperienza. Proprio nei giorni scorsi venivo dal Veneto, ero passato a Villa Giusti dove c'è stato l'armistizio della Prima Guerra Mondiale, è stato tristissimo vederla completamente chiusa e in abbandono. Per cui trovare un monumento accessibile, posso dire solamente grazie. Ancora cronaca, violenta rissa in un bar di via Capecelatro in zona San Siro a Milano. Ieri sera, poco dopo le 21, è scoppiata una lite tra una quindicina di persone di origine nordafricana. Tra loro c'erano anche due donne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. I militari stanno ricostruendo l'accaduto e l'esatta dinamica dei fatti. Due titolari del bar sono stati trasportati in codice verde all'ospedale San Carlo. Cambiamo argomento. Regione Lombardia lavora alla realizzazione di un testo unico regionale in materia di trattamento di dati personali in sanità per migliorare la qualità delle cure, la prevenzione, la ricerca, l'epidemiologia. Sentiamo l'assessore al welfare Bertolaso. Stiamo studiando quelle che sono le norme vigenti in modo da poi capire quale possa essere il percorso per proporre soluzioni alternative. Noi sapete tutti bene che puntiamo moltissimo sul discorso della prevenzione. Anche in questi giorni su di un importante quotidiano, forse il più importante d'Italia, si sottolinea che 4 tumori su 10 potrebbero essere prevenuti ed evitati, quindi se si facesse appunto uno screening, un controllo preventivo efficace. Allora, per fare questo noi abbiamo bisogno di poter utilizzare tutti i dati che ogni giorno vengono registrati in un cervellone, no, lombardo, e dove abbiamo quindi tutte le informazioni che riguarda lo stato di salute di ogni singolo cittadino di questa regione. Indubbiamente bisogna farlo con grande cautela, con grande prudenza, secondo procedure definite e concordate e condivise da tutta la cittadinanza. Trovo, devo dire, singolare che invece non si possano utilizzare i dati sanitari dei nostri concittadini per farli vivere meglio, per garantire loro un percorso di salute molto più lungo e quindi molto più positivo, sia per loro che anche per quelle che possono essere le spese che la Regione deve sostenere per mantenere in buone condizioni tutti i cittadini. Come lavoratori della scuola ci sentiamo offesi e maltrattati in questi giorni, siamo calpestati nei valori e nella dignità. Chi aggredisce un dipendente di una scuola aggredisce lo Stato, ha dichiarato il ministro Valditara poco tempo fa, ma da giorni ci sentiamo aggrediti e non tutelati. Dall'ondata di odio generata su stampa e social anche da parte di esponenti politici è quanto scrivono in una lettera riportata online dal sito Prima la Martesana e quasi 200 docenti dell'Istituto di Pioltello per esprimere la loro indignazione per la strumentalizzazione delle decisioni di chiudere la scuola il 10 aprile, giorno di fine Ramadan. Nella lettera i docenti dell'Istituto Comprensivo Statale Iqbal Masi hanno difeso la decisione di chiudere la scuola il 10 aprile, giorno di fine Ramadan. Lunedì ci sarà un consiglio d'istituto, intanto la vicepreside ha chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E la Procura di Milano, rimandiamo in ambito scolastico, ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di commercio di sostanze alimentari nocive sui casi di alcuni corpi estranei, in particolare frammenti di vetro, trovati in alimenti serviti da Milano Ristorazione, società comunale, nelle mense di scuola della città. Al momento nel fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal PM Isabella Samek Lodovici, con accertamenti affidati ai carabinieri del NAS, è indagato il legale rappresentante dell'azienda subfornitrice e produttrice del pane, nel quale in 3 episodi avvenuti in 2 scuole tra fine febbraio e i primi di marzo sono stati infatti trovati pezzi di vetri. Nelle scorse settimane c'era stato il ritiro del pane da tutte le mense scolastiche da parte di Milano Ristorazione a causa del ritrovamento proprio di quei frammenti all'interno di alcune michette. Le analisi eseguite nell'inchiesta hanno accertato che si tratta di vetro. Milano Ristorazione, che non risulta indagata allo Stato nel fascicolo, si occupa del servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado. Dall'11 marzo scorso la società comunale ha cambiato l'azienda fornitrice del pane.
Il consigliere comunale del Partito Democratico a Milano e attivista LGBTQ+, Michele Albiani, ha rivelato in un video sul suo profilo Instagram di essere vittima di stalking da qualche anno, un video che ha deciso di diffondere perché la notizia sarebbe già in mano a un giornalista e quindi lui stesso ha deciso di rendere pubblica la cosa. Albiani ha parlato di una esperienza terrificante che ha messo a rischio la sua salute fisica e mentale. Lo ascoltiamo. Non volevo parlarne assolutamente in maniera pubblica fino alla fine di questa vicenda giudiziaria, con una sentenza in mano, perché ho totale fiducia nella magistratura, so di essere dalla parte della verità. Questa storia mi ha rovinato gli ultimi 3 anni della mia vita, veramente in maniera profonda, continua, con momenti diciamo che hanno anche contribuito a far naufragare delle situazioni della mia vita. Purtroppo non è andata così, questa notizia non so come è finita appunto tra le mani di questo giornalista che ha deciso di farlo uscire, liberissimo, però liberissimo anch'io di gestire la mia vita nel modo che ritengo più opportuno e soprattutto difenderla nella sua dignità, come evidentemente a qualcuno non frega proprio niente. Quindi per questo ho fatto questo video, per raccontarvelo, sperando che possiate insomma comprendere e soprattutto nel caso che qualcuno sia nella stessa situazione di sentirsi meno solo. Grazie. 11 proposte sui temi strategici del lavoro sono state elaborate dalla Regione Lombardia con tutto il sistema economico regionale e verranno presentate alla prossima Commissione europea. Per la prima volta Regione Lombardia e l'intero sistema economico e produttivo lombardo si sono trovati insieme a Bruxelles per siglare un documento politico-istituzionale che verrà recapitato alla prossima Commissione europea, che si insedierà dopo il voto di giugno. Il testo contiene 11 proposte relative ad altrettante tematiche strategiche per salvaguardare e rafforzare il territorio lombardo. Tra queste, attrazione degli investimenti, economia sociale, credito, manifattura, microimprese, patto di stabilità, politica fiscale ed altro ancora. Per chiedere alla prossima Commissione europea alcune cose, per chiedere soprattutto un confronto diretto tra i territori che fanno il prodotto interno lordo a livello europeo, per cui anche la Lombardia, con la prossima Commissione. Questo per evitare i tanti errori che sono stati commessi dalla Commissione uscente, questo per portare realismo e per fare in modo che in Europa in futuro ci sia prosperità attraverso una crescita economica sostenibile, ma soprattutto noi pensiamo che un'Europa competitiva, per cui il lavoro sulla competitività per il futuro dell'Europa debba partire da coloro i quali producono, da coloro i quali contribuiscono al prodotto interno lordo europeo. Per cui oggi il protagonismo lombardo viene certificato a livello europeo e vuole anche essere un protagonismo che diventa interlocuzione diretta con la prossima Commissione. E sulla tematica, sulle tematiche degli agricoltori legate a decisione dell'Unione Europea è intervenuto oggi il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha anche espresso solidarietà e vicinanza alla europarlamentare della Lega Silvia Sardone in merito alle minacce da lei ricevute. Noi siamo assolutamente dalla parte sia del sistema fieristico che per la nostra economia, un volano importantissimo, sia l'agricoltura in tutte le sue componenti, dal florovivaismo all'agroalimentare, e siamo soprattutto in questo periodo al fianco degli agricoltori che lamentano le scelte assolutamente folli che la Commissione, che grazie al cielo verrà sostituita alle elezioni di giugno, ha preso in questi ultimi tempi. Ecco, cercare di eliminare l'agricoltura, cercare di eliminare le produzioni per dare spazio a questi prodotti sintetici sono cose che sono devastanti da un punto di tradizione, da un punto di vista economico, da un punto di vista di ambiente, perché io credo che i veri difensori dell'ambiente siano gli agricoltori.
Innanzitutto esprimo a Silvia Sardone, come ho già fatto, la mia più grande solidarietà. È la dimostrazione come una certa parte politica non sia in grado di discutere, di accettare il pensiero di altri, ma voglia sempre soltanto cercare di mettere a tacere chi non la pensa come loro, con le minacce, con la violenza. È un modo di essere purtroppo che nella storia dell'Italia si è verificata tante volte. Approvate le linee di indirizzo dei sistemi bibliotecari, chiedo scusa, lombardi, che garantirà un miglior servizio ai cittadini. Siamo felicissimi di ospitare il convegno nazionale qui a Palazzo Lombardia, siamo inondati di bibliotecari, ci fa piacere, siamo in questo posto per noi iconico che è la biblioteca Tremaglia, che è anche mia intenzione rilanciare nei prossimi mesi, e siamo qui, questo è un momento importante, un momento di dialogo, di confronto anche per proporre, sentire, ascoltare idee proprio per rilanciare le biblioteche del futuro. Noi siamo vicini al sistema bibliotecario, abbiamo proprio il 18 marzo per la prima volta approvato in giunta le linee di indirizzo proprio per il sistema bibliotecario, dopo esserci confrontati ovviamente con i territori. Le biblioteche sono un punto di aggregazione, di comunità, sono uno strumento meraviglioso contro il disagio sociale e il disagio giovanile, quindi è importantissimo anche per noi istituzioni stare vicino e supportarle. Presidio di Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia in via Palestro per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia. I giovani, con alcuni rappresentanti istituzionali, tra cui il consigliere comunale Francesco Rocca, si sono ritrovati davanti alla lapide che ricorda la strage del 1992. Per la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia che ricorre oggi, la Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, ha organizzato un presidio davanti al padiglione d'arte contemporanea di via Palestro. La scelta simbolica del luogo in cui ritrovarsi è andata sul punto che nel luglio del 1993 fu teatro delle bombe di Cosa Nostra che uccisero 6 persone danneggiando il corpo esterno del museo. La giornata nazionale della legalità, istituita nel 1996, rappresenta un momento di riflessione sulle conseguenze delle azioni mafiose e sulle necessità di contrastare la criminalità organizzata. Rimane comunque un luogo simbolo per la città, soprattutto nel giorno del 21 marzo, dove si ricordano appunto le vittime innocenti di mafia. È un luogo simbolico, pieno di significato, e ogni anno riteniamo sia giusto appunto ricordare e dare memoria a chi ha perso la vita per mano mafiosa. E proprio per ricordare una delle vittime della strage del 93, oggi Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Milano ha presentato la richiesta di dedicare a uno dei vigili vittime della bomba una strada. Qui in via Palestro, appunto il 27 luglio del 1993, la sera, era esplosa un'autobomba appunto per mano mafiosa e sono morte 5 persone, tra cui anche un agente della polizia locale, Alessandro Ferrari. Io proprio per questo, in occasione della giornata di oggi, ho depositato in Consiglio Comunale una mozione dove chiedo l'intitolazione di un luogo alla memoria del vigile. Circa 80 ragazzi e ragazze provenienti da diversi oratori della diocesi sono stati invitati dall'arcivescovo a visitare il Giardino dei Giusti. Abbiate il coraggio di essere originale e difendete i più deboli, ha detto ai giovani Monsignor Delpini. Sentiamo Anna Maria Braccini. Il coraggio di essere originali, trovando un punto di resistenza di fronte all'ostilità e difendendo i deboli e gli umili. Sono queste tre parole, sintesi di altrettanti atteggiamenti di vita buona, che l'arcivescovo lascia all'ottantina di ragazzi, provenienti da diversi oratori della diocesi, riuniti in uno dei luoghi simbolo della Milano che annoda passato, presente e il domani della speranza, il Giardino dei Giusti presso il Monte Stella, che dal 2003 propone l'esemplarità della testimonianza di 86 donne e uomini di diverse epoche che in tante parti del mondo e differenti realtà
si sono opposti alla barbarie, alla sopraffazione e alla violenza. E tutto in un suggestivo percorso nel verde, dove tra cippi posti a terra, alberi e semplici targhe, con incisi i nomi dei giusti, il vescovo Mario ha personalmente scelto che fossero presenti tanti ragazzi per il terzo e ultimo appuntamento dell'iniziativa L'Arcivescovo ti invita. Di un grandissimo regalo parla Gabriele Nissim, presidente di Garivo, cofondatore e anima del giardino. Si avvia così il percorso, per cui i ragazzi, a gruppi, compreso l'arcivescovo, accompagnati da una guida, visitano diverse zone della struttura. Questi giusti dicono che è importante che ciascuno senta la responsabilità delle sue scelte, del farsi avanti quando appunto c'è una situazione problematica, quando c'è una discriminazione insopportabile, quando c'è un'ingiustizia, che si tratti del bullismo nella scuola, che si tratti delle violenze che si perpetrano per le strade, fuori dalle discoteche o nelle varie occasioni. Ecco, l'indifferenza non è ammessa da chi vuole essere giusto. E al termine di questo telegiornale andrà in onda la striscia quotidiana La Chiesa nella città oggi, che stasera propone un approfondimento di questa visita al Giardino dei Giusti. A seguire il Nova Stadio TG con Michele Marchetti, a cui seguirà ovviamente Nova Stadio Sprint. Alle 21 la rubrica motoristica dedicata appunto alla Formula 1, all'automobilismo e al motociclismo. Griglia in partenza con Gigi Vignando. È tutto, grazie alla cortese attenzione. L'augurio di una serena serata. Arrivederci.